scusa, il nuovo lavoro di Ricky alle 16 e 2 minuti nel nostro collettivo Z di martedì. È tornato a trovarci Ricky. Ciao. Eccomi. Ciao a tutti, ragazzi. Bello ritrovarti. Ciao. Eravamo rimasti che dovevi fare la rubrica settimanale di collettivo Z. La facciamo. Ma io la voglio fare. Dov'è Ricky? Prima o poi la dobbiamo organizzare. Ogni volta. Dov'è Ricky? Bello averti. Poi alla fine te la radio piace, no? Da morire, ragazzi. Infatti, quando sapevo che venivo qua, ho detto, almeno mi diverto. Con quei due scassa. Ma lo sai che l'ho beccato durante la settimana della moda ad una sfilata? Ti ricordi? Eravamo a Philip Lane. Da Philip Lane. Perché comunque tu potresti fare anche il modello, secondo me. Ma me lo dicono, però in realtà sto per i fatti miei. Fai la musica. Ma io vorrei fare. No, ci sta. Sì, ci sta. Qualcosa ho fatto. Avevo fatto in passato, poi con anche un marchio grosso sfilato, e adesso è da un po' che non faccio. Però poi hai cambiato look? Sì, hai cambiato look. Per questo progetto, guarda. Per questo progetto, certo. Ma è solo per il video di scusa? Sì. Allora, è per il video, però ho detto, però lo tengo ancora. Finché durano, che stanno bene, poi cominceranno a stare un po' male, li cambio. Adesso questa luce qua sembra un giallo fluo. No, perché Ricky, però in realtà, raga, sono bianchi, tipo. Devi sapere che abbiamo parlato in quest'ora precedente anche al 335 30 10 25 e abbiamo chiesto, dovete essere voi stessi per un giorno. Quindi, come uscite di casa? Tu come usciresti di casa? Questa, sai, che è una bellissima domanda. E non è scontata. Come uscirei di casa se fossi veramente me stesso? Bravo, filtri, bravo. Io probabilmente faccio un lavoro che mi permette anche di essere me stesso. Quindi io ti direi questa cosa qua, ti risponderei così. Io sono così. Così come sei. Molti miei amici, magari, che fanno altri lavori, altri miei coetanei, si vestono come non vorrebbero essere. Vedi, certo. Questa fortuna ce la possiamo prendere. Senti, secondo te Milano è una città che oggi ti dà quella libertà di vestirti, diciamo, come vuoi? Perché, per esempio, se penso a una città come Londra, ormai da anni, no, si sono superate queste barriere. Invece in Italia esistono ancora questi filtri o no? Allora, io sono stato a Londra per la prima volta 3 settimane fa, 1 mese fa, e devo dire che è pazzesca. Oh. E la gente non ti guarda, non te ne frega, però non ne frega proprio. C'era gente vestita matta ed era normalissimo. A Milano sì, anche non così tanto, Ma guarda le scarpe. Ma perché a Londra siamo talmente in tanti a Londra, anche quando ci vai, che la gente non ha tempo di guardarsi intorno. Forse sono un po' più intelligenti da questo punto di vista, noi siamo ancora un po' troppo pettegoli. Allora, parliamo di questo nuovo progetto. Partiamo da scusa, perché era un po' che ti aspettavamo con qualcosa di nuovo. Sei tornato intanto con un sound nuovissimo per te, completamente rinnovato, e la produzione di Big Fish. Sicuramente lui ha dato un po' un'aria nuova di cambiamento, per forza, perché cambi produttore, cambia la produzione, cambia il sound. E quello che penso di lui è sicuramente, ovvio, lo conoscono tutti ed è un grandissimo professionista, però non lo conoscevo a livello vicino, di persona. Pratico. Lui è uno che ti capisce, che entra un po' nei tuoi gusti, nelle tue cose, e chiaramente c'è questo un po' questo venirsi incontro e mescolare il suo underground, la sua tutta musica urbana. La figura del produttore, adesso noi ne parliamo perché tutti i giorni facciamo due chiacchiere con tantissimi artisti, è centrale per un artista? È vero, allora da fuori io, quando non facevo questo mestiere, non ci pensavo, no, al ruolo del produttore. Tu ti ascolti il pacchetto completo come viene fuori e non ci pensi a questo. Poi piano piano ci entri dentro, e adesso al giorno d'oggi è forse, non dico più importante, ma quasi. Vabbè, noi ci siamo accorti anche annunciando le canzoni, delle volte prima si dice il produttore e poi si dice l'artista che ha cantato. Ma non solo, ma io ho dei miei amici che invece sono appunto fuori, no, esterni, quindi ti danno il giudizio più, e dicono, cazzo, che bel pezzo quello, come suona bene la base, magari la melodia non c'è più adesso il lavoro della produzione. Sì, ci sono dei pezzi che in realtà funzionano proprio perché il beat è meraviglioso, è bellissimo. È vero. Ci siamo anche chiesti, io e Diego, perché proprio Big Fish, cioè tra i tanti. No, ci siamo trovati un giorno, ci siamo piaciuti, nel senso, a livello proprio professionale, umano, e ci troviamo bene, insomma, a lavorare insieme. Io credo tanto nell'empatia. Ci sono tantissimi produttori molto bravi che però se la tira, fanno un po' così, sai, arrivare in studio, dover rincorrere, non ha senso. Lui invece era già, cioè lui è chiaramente, raga, c'ha 40 anni di carriera, 30 anni di carriera, quindi non è che
cioè ha prodotto anche gente come Fibra, Marra, Emi Schilla, sì. Quindi era anche una sfida per tutte e due trovare un qualcosa, il giusto connubio. Noi abbiamo più pezzi, questo è il primo, ma ne usciranno altri di singoli. Sono molto felice, molto molto felice. Senti, ma dici una cosa al volo che ti ha insegnato e ti ha spiegato. Cazzo, il metodo di lavoro suo è completamente diverso rispetto a quello che avevo prima. Ecco, io avevo un altro produttore che poi, per l'amor del cielo, siamo in ottimi rapporti. Certo. Saluto Ricky e Shire, che eravamo praticamente da amici prima di amici, sì, abbiamo fatto la carriera insieme e adesso ho prodotto tanti pezzi, ho visto anche per Madame. Sì. Sono molto contento. Ci racconti tra poco l'aneddoto, okay. Intanto Ciliari, giornata di merda. Yes. Giornata di merda, ce lo dice Ciliari. Caro Ricky, stavamo parlando della forza di questo ragazzo, è vero, che tu conosci. Lo conosco, eravamo molto amici, adesso ci siamo un po' persi di vista, però bravo. Bravissimo, bravi, sono molto contento per questo pezzo, per il suo successo. Sai che noi su Zeta li andiamo a scovare proprio. Lo so. Allora, ci stavi raccontando di qualche aneddoto, no? Qualche insegnamento che ti ha dato Fish nel modo di lavorare specialmente. Bravo, yes. Allora, con Riccardo eravamo proprio a stretto contatto, super, ci sentivamo ogni secondo, invece con Fish è: oh, tu lasciami fare il mio lavoro, okay. Ti mando il pacchetto, ti piace? Ok, c'è da modificare questo, quest'altro, lo modifichiamo, andiamo in studio, facciamo, cioè più, chiaramente lui è più, è anche giusto, fa la sua ricerca, il suo lavoro, sì, certo. Fa la sua ricerca, il suo lavoro, e ti propone un po' di cose. Beh, in 35 anni di carriera, come giustamente, ragazzi, dicevi prima, qualcosa hai imparato, yes. Anche per velocizzare il metodo di lavoro stesso, certo. Senti, ma per quanto riguarda invece il testo, scusa, è una storia che ti riguarda da vicino? Ho scritto tutto io, raga, infatti quello che dicevo anche a Fish stesso, dicevo: oh, qua ci possono dire bella, brutta, una merda, funziona, ma almeno autobiografica la canzone, nel senso che di credo cosa che sia parla? Una cosa più... Allora, è la fotografia esatta della mia vita di questi 6 mesi, da maggio fino ad adesso, nel senso che io dopo 3 anni e mezzo di relazione mi sono lasciato, tutto bene, cioè siamo in ottimi rapporti. Però ho avuto una voglia di proprio di cambiare anche, vedi, produttore, cioè avevo perso un po' di stimoli. Ho perso un po' di stimoli e volevo cambiare. E scusa, sì, si può riferire un po' a quella storia lì, anche se non ho fatto, cioè sai quando un po' va a perdersi, banalmente, dopo 3 anni si va a perdere un po' la storia, cioè non ho fatto niente di male. Quindi scusa se manchi, se mi sono abituato che stavamo insieme, adesso un po' mi manchi, però poi alla fine è una roba felice, cioè dice, pensavo di cambiare ma l'ho fatto adesso, qualche storia per passare un po' il tempo, guardi il presente, guardi il futuro. Ma questo scusa tu lo dici a te stesso o lo dici a lei? Lo dico un po' a tutte e due, al fatto di non esserci magari stato sempre presente, è un po' lei in generale, sì. Però è trasversale come cosa. Però cambia, io ho visto anche le tue storie Instagram dove stavi facendo delle prove, immagino, no? Mm-hmm. Cioè cambia il modo di suonare e cantare un pezzo così vissuto emotivamente, no? Cioè lo senti molto tuo? Io guarda, ci sto provando anche a scrivere con autori o cose così, perché è anche giusto buttarsi, magari impari un sacco di cose. Però poi alla fine sul palco io voglio sentire proprio le robe che ho vissuto. Cioè per dirti, c'è un passaggio di scusa che dice: cambio sneaker per sentirmi sicuro. Magari una ragazza va dal parrucchiere quando dice una cosa. Io vado a fare shopping e compro una scarpa. Ma questo è bello, guarda che noi fan che vi ascoltiamo e vi amiamo, noi siamo molto attenti a queste cose, capiamo se è una cazzata o se è vero. Quello penso di sì. Questo l'abbiamo tanto. Scusa, ci è arrivata proprio nella pelle. Bene. Ne parliamo meglio tra poco. Adesso Sottotono con Mastroianni. Mastroianni, Fish e Torme, Sottotono alle 16:19. Stavamo commentando la plomb di Fish. È sempre così, lui è molto tranquillo, pacato. No, il suo di lei. Come va? Bene, tranquillo. E poi lui ha già vissuto quella wave anni 90, quindi per lui è sempre casa, no? È una seconda ondata per Fish e Torme, questi successi dei ragazzi di oggi. Senti, Ricky, allora questo scusa aprirà poi le porte, ovviamente, a un progetto, un album? Allora, bravo, la mia idea è quella di... Abbiamo già pronte un po' di canzoni molto belle, c'è una ballad che è meravigliosa che farei uscire dopo, come insegna il buon Ed Sheeran, che sono andato a sentire. Lui dice: guarda, di un disco io faccio prima partire un'app,
E poi la ballad dopo, sì, sì. Secondo me, infatti, quando lo diceva, dicevo, cazzo, sì, infatti anch'io la penso. Cioè, non perché lo dice lui, certo, anche. Però ci sta. E poi c'è il periodo romper per la ballad. Cioè, se tu ci pensi, Ed Sheeran tra novembre e dicembre. Bravo, bravo. Cioè, se la fai uscire dopo, a maggio, sì, no, non ha senso. Non ha senso. A gennaio, allora. Beh, a gennaio, dai. A gennaio. Perché adesso questo è un l'uptempo, no? Questo è un synth, parlo del sound di Scusa, che è comunque nuovo anche per quanto ti riguarda, no? Che ci sta, però ricorda un po' Blanco, sei d'accordo? Allora ha un po' di influenze Blanco e da lui, quindi vabbè, adesso The Weeknd, The Weeknd, e da The Weeknd a Maniac, tutti quei pezzi anni 80, cassa doppia e vi andare. E poi ovviamente c'è nell'album questo suono ritornerà? Ritornerà perché chiaramente poi io gliel'ho detto anche a Fish, diamo un'impronta all'album, certo. Però la cosa che mi piace rispetto agli altri album è che ci sia un sound sempre suo, sempre riconoscibile, ma molto vario, anche più acustico in alcuni pezzi come nella ball. In 50 secondi il video ci racconti come l'avete strutturato? Meno di 50 secondi perché ti dico, questa volta ho detto basta fare cazzate, voglio essere io, riprendetemi, ma effetti speciali, laser, però io davanti e basta. Però senti, c'è un backstage e poi ci sei tu che in realtà fai quel video. È più o meno così. Ah, minchia, l'idea è fighe. Allora, l'idea, io penso all'idea originale, per dare il senso di dinamicità, no? Di velocità, come il brano che è velocissimo. Io volevo farmi riprendere a questo drone sportivo, che è quello che può passare ovunque. E io cantare al drone, tu mi riprendevi da fuori, con io che cantavo al drone si muoveva. Poi il regista ha detto no, facciamo questa roba backstage, ma il drone non lo facciamo vedere. Ha detto vabbè, vabbè. Bello, bellissimo. Molto dinamico, no? Il senso del sound in contrapposizione a un testo comunque forte, però vissuto, cioè ti schiaffa in faccia sta fine di una storia, proprio andiamo a prendercela. È arrivato il momento del nostro game che si chiama Quizza Ricky. Oh, ma che tempismo che avete, raga. Grazie. Noi siamo una cosa sola, un'anima e cuore. Allora, caro Ricky, un po' di domande, diciamo questo o quello, ci devi dire cosa preferisci tra una cosa o l'altra, prego. Non percepire più i sapori salati o non percepire più i sapori dolci, perché? Preferisco più i sapori salati. Ok. Perché non lo so. Ok. Poi, cantare tutto quello che dici o dire ad alta voce tutto quello che leggi? Cantare tutto quello che dico, non lo so. È barzulliano questo game. Festeggiare il tuo compleanno ogni giorno, non festeggiare mai più il tuo compleanno. No, secondo, non sono uno che festeggia in generale, certo, ma non il mio compleanno. Non fai festoni grandi. No. Domanda che abbiamo fatto ieri a Coez: poter tornare al passato o conoscere il futuro? Conoscere il futuro. Perdere il cellulare o vivere da solo e perdere le chiavi di casa? Perdere le chiavi di casa. Avere più tempo o avere più soldi? Avere più tempo tutta la vita. Indossare sempre calzini completamente bagnati o indumenti leggermente bagnati? Guarda che difficile. Leggermente bagnati, cavolo, i calzini bagnati. Sono fastidiosi. Cioè calze asciutte e maglia tutta bagnata. Sì, va bene. Poi reincarnarsi in un gatto o in un cane? Mi piacciono tutte e due, non so come volevi. Cane. Essere molto bravi in qualcosa che odiate o essere molto incapaci in qualcosa che amate? Aspetta. È confusa. Incapaci in quello che amate. Poi, attenzione, non vederti mai più la faccia o poterti vedere ma con un aspetto orribile. Ma perché? Ma non è il tuo caso, però, qua siamo lontani. No, non vedermi più la faccia. Piuttosto. Non vederti più la faccia, vai. Indossare scarpe di due taglie più piccole o due taglie più grandi? Due taglie più grandi. Come si chiama? Pluto. Attenzione, avere una vista incredibile o un udito eccellente? Una vista da brivido o un udito eccellente? Un udito eccellente. Udito? Beh, da cantante ci sta. Parlare come Yoda o respirare come Darth Vader? Però bravi. Yoda mette sempre Yoda i verbi alla fine. Vediamo le ultime, dai. Essere in grado di volare o leggere nella mente? Volare. Indossare sempre vestiti sudati o lavarti i denti con lo spazzolino di qualcun altro? Lo spazzolino di qualcun altro. Poi l'ultima. Di tempi, però. Questa è bella, non avere una gamba o non avere un braccio. Grazie, raga. Che non brutto. Avere una gamba, il braccio più importante. Niente di che, dai, siamo sani e salvi, abbiamo portato a casa il nostro game che ricorderà per sempre il nostro caro Ricky. È confuso e felice. Rimanete con noi su Radio Z in Collettivo Z, tra poco le domande da parte dei fan. Vai. Radio Z.
generazione futuro. Piccole cose, Ricky alle 16.34 qui su Radio Z, c'è Ricky ancora con noi qualche minuto, stavamo chiacchierando anche di Piccole cose che fa parte di Pop Club, è l'ultimo album presentato poi qui da noi meno di un anno fa quando sei tornato a trovarci. Allora, abbiamo le domande da parte dei fan, Simo? Sì, Chiara ci ha scritto sul nostro profilo Instagram ufficiale Radio Z Off, ne abbiamo scelto una, ce ne sono state tante che riguardano i live, gli eventi che ci saranno forse nel 2022, raccontaci che cosa hai in mente per incontrare nuove i tuoi fan. Ah, io non vedo l'ora. Avevamo il forum in Palla Lottomatica, però dopo il Covid li ha spazzati via e dobbiamo riprogrammare tutto. Ho chiesto anche ai miei fan, datemi tempo di riprendere bene il giro, quindi dopo due tre singoli diamo anche le date. Senti Ricky, mi piace una cosa, ho letto una tua intervista dove tu parli dei social, no? Che in un periodo complicato tra virgolette come quello che tu hai detto di aver attraversato, che ti ha portato via un po' dalla musica, creano grande distrazione. Cioè, io ho letto che tu dici, noi ci perdiamo nelle vite degli altri, evidentemente ci infiliamo nelle stories di chi seguiamo perché ci piace il suo stile di vita, però è passiva quella cosa lì, no? Non fa bene, vero Ricky? Allora, quello che penso è che è un'arma a doppio taglio. Sì, hai letto un'intervista molto bella, non mi ricordo dove l'avevo fatta, però quello che dicevo è... ci tolgono la nostra vita per inserirne quasi un'altra. Se tu ci pensi, rende l'idea, perché ci sono tante persone che guardano le storie ed entrano nella vita degli artisti, delle persone, dei fashion blogger, degli influencer in generale, quasi volendo vivere più la loro che la propria. Cioè, io ho veramente delle amiche che dicono: ah, diamo Chiara cosa c'è, ma non vive se non sa quello che fa, e poi però non vive lei. Beh, ci sono tanti artisti che danno poi modo di fare questo. Sì, cioè, certo. Se c'è un artista o se ci sono anche degli influencer che pubblicano 120 storie al giorno, tu dall'altra parte senti quasi di rappresentare la loro vita. Assorbi tutto, capisci? Però a discapito anche della tua, perché quasi vorrei. Cioè, poi è chiaro che vuoi vivere la vita di quella persona e che chiaramente pubblicherà solo le cose belle. O il 90% di cose belle. Esatto, tu perché che... io faccio così, cioè non è che dico cazzo oggi è andata male in studio, sono incazzato nero. Però renderebbe. Infatti, perché... cioè come si può uscire? Non si può. Allora, io ce l'ho, cioè secondo me se tutti quelli che comunque hanno un certo peso cominciassero a farsi vedere veramente per quello che sono, alcuni lo stanno già facendo e hanno seguito. Cioè ci sono persone che magari si mettono un selfie, mettono su un selfie con i brufoli, con le cose. Sì, però deve essere una cosa sincera. Cioè non devi farlo una volta per fare i like, deve essere una cosa che te ne sbatti e lo fai. Senti, al volo si può stare senza social secondo te? Al giorno d'oggi secondo me no, però io direi di sì. Bisogna provarci in qualche modo. Tanti lo dicono. Sempre un piacere averti. Grazie, ti aspettiamo ragazzi. Sempre. Super, grazie. Super, super, grazie mille. Bocca al lupo per tutto, ritroviamo scusa. Ciao Ricky, grazie. Ciao, raga. Ciao.